Morto in mare per salvare i figli dalle onde, domani il funerale di Davide e il piccolo Fabio, lutto cittadino a Colle al Metauro, un amico di famiglia, siamo sconvolti, non abbiamo parole. Centinaia di piccoli pazienti in lista di attesa, grido d'allarme dall'ospedale Salesi di Ancona, parla il primario di chirurgia pediatrica, situazione complessa, Covid, ricoveri ancora in aumento, una vittima nell'ultimo giorno. Devono consegnare un pacco, ma è una truffa, tante vittime nel Piceno, carabinieri in azione, dalle forze dell'ordine arriva il monito, non aprite le porte di casa agli sconosciuti. Valentini e il mercato, in arrivo nuovi rinforzi, il DS fa il punto in casa Ascoli, doppio colpo per l'Ancona, Brogni e Gatto, Samb, conferme non semplici per Fall e Knoflack. Ben ritrovati con una nuova edizione del nostro TG Marche, notiziario a firma e cura della redazione di Vera TV. In primo piano la tragedia che ha sconvolto il Fanese. Domani alle 16.30 i funerali congiunti di Davide e del suo piccolo Fabio. In concomitanza al rito funebre, lutto cittadino a Colli al Metauro, Davide è morto nell'estremo tentativo di salvare i figli in difficoltà in mare. L'amico Mauro Innocenti racconta, era un buon padre di famiglia che ottimizzava gli orari di lavoro per seguire i figli. Quel giorno, fra l'altro, l'altro fratello ha deciso di non andare al mare con i genitori. Ci racconta tutto Ciro Montanari. Mentre proseguono le indagini per chiarire l'esatta dinamica della tragedia, scaturirebbe che Davide Zandri abbia perso la vita nel tentativo estremo di salvare i suoi figli, che si trovavano in enorme difficoltà a causa del mare agitatissimo. Sarebbe stato lui ad entrare in acqua per cercare di recuperare i bambini e non, a differenza di quanto emerso sin dal primo momento della tragedia, travolto dal mare perché si era avventurato in un bagno. D'altra parte, Davide ha da sempre dato tutta la vita per i figli. Un padre di famiglia molto attento. Io, per quello che posso dire, è sempre stato un padre di famiglia molto vicino ai figli, accompagnava a calcio, ai tornei, l'ho sempre visto come una persona, insomma, un buon padre di famiglia, insomma. Insomma, quando ci frequentavamo quel calcio, diceva sempre che lui cercava di ottimizzare gli orari di lavoro per stare, insomma, più vicino alla famiglia e seguire i propri figli. Tu conosci anche la moglie? Sì, certo, conoscevo anche lei, perché comunque anche lei seguiva i ragazzi col calcio, era sempre presente anche lei, come una vera famiglia unita, insomma, sempre tutti insieme. Ora una donna totalmente distrutta. Purtroppo sì, non oso insomma pensare a tante cose, perché purtroppo in queste situazioni la tragedia è immane. Oltre al figlio che si è salvato, loro hanno anche un altro ragazzo. Sì, loro anche un altro ragazzo che poi è il più grande per quello che so, e poi era tra l'altro quello che giocava con i nostri ragazzi, con i nostri figli. E lui aveva deciso quel giorno di non andare in spiaggia? A casa, perché non voleva andare a mare, insomma. Sarà Don Matteo, parroco della chiesa di Santa Croce a Calcinelli, ad officiare martedì pomeriggio alle ore 16.30 i funerali di Davide e di Fabio, di nemmeno 8 anni, mentre il sindaco di Colle al Metauro, Pietro Briganti, ha confermato che in concomitanza del rito funebre verrà rispettato il lutto cittadino. Cambiamo argomento. Il Covid continua a far vittime nelle Marche. Nell'ultima giornata infatti si è verificato un altro decesso, con il numero dei morti in regione che dall'inizio della pandemia è salito a 3.958. Preoccupanti i dati relativi ai ricoveri. Il numero di chi si trova nelle strutture ospedaliere della regione è pari a 220. Entrando nel dettaglio, in terapia intensiva ci sono 7 persone, mentre 19 sono i pazienti nei reparti semi-intensivi. Nei reparti non intensivi invece ci sono 149 persone. I casi positivi rilevati in un giorno, fa sapere la regione, sono 1.187 su 2.697 tamponi analizzati. Cresce il tasso di incidenza su 100.000 abitanti, arrivato a 1.282,11. Infine ci sono 39 persone in osservazione nel pronto soccorso, 6 ospiti nelle strutture territoriali per post critici. Grido d'allarme del primario di chirurgia pediatrica del Salesi di Ancona, parecchie centinaia di piccoli pazienti in lista di attesa, spiega il professor Cobellis, il quale sostiene che il Covid stia determinando ulteriori ritardi per interventi chirurgici. Bisognerà cercare di incrementare, dice, le sedute operatorie per recuperare una situazione complessa. Ciro Montanari.
Il continuo aumento dei contagi sta determinando preoccupanti ritardi per gli interventi di chirurgia pediatrica dell'ospedale Salesi di Ancona. Per quanto riguarda il nostro lavoro, la chirurgia pediatrica, devo dire che questa situazione di pandemia ha comportato difficoltà un po' nella gestione dei ricoveri e soprattutto ha portato ad un allungamento delle liste d'attesa per interventi chirurgici, insomma, creano un po' che difficoltà e disagi. Quali sono le situazioni che pensate di adottare? Bisognerà cercare, se possibile, di incrementare le sedute operatorie, insomma, per quello che è possibile, proprio per poter recuperare questa situazione che veramente è diventata abbastanza complessa. Al Salesi è presente l'unica chirurgia pediatrica della regione e i numeri delle liste di attesa sono elevatissimi. Quante sono le persone che sono in attesa? Abbiamo parecchie centinaia di bambini in attesa di intervento chirurgico, quindi chiaramente le cose più complesse vengono sempre fatte, a parte le urgenze, però noi siamo l'unica chirurgia pediatrica della regione e dobbiamo dare risposte anche su quella che è una chirurgia minore o comunque a media complessità, anche di tipo malformativo. Immagino che pazienti, soprattutto familiari, fremono. Sì, abbiamo continue telefonate, sollecite, insomma, quindi veramente ci troviamo, insomma, in difficoltà, però sicuramente c'è un impegno da parte di tutti, innanzitutto della nostra azienda, insomma, a sostenerci per poter superare questa fase difficile. Meno nascite ed una popolazione over 65 in aumento, cambia il fabbisogno di prestazioni sanitarie. La Regione Marche, in collaborazione con la Politecnica, ha illustrato i risultati di un modello che punta alla territorialità. Stefania Serino. Nei prossimi anni le nascite continueranno a diminuire, mentre gli over 65 aumenteranno, insieme alla domanda stimata di prestazioni legate a patologie croniche come ipertensione e diabete. Per l'adeguamento del sistema di offerta da parte del sistema sanitario regionale è stato definito un modello in partnership con la Politecnica delle Marche. Lo studio ha comportato un monitoraggio dettagliato dei percorsi di mobilità sanitaria. Nel corso della presentazione dei risultati, il governatore Acquaroli ha parlato della necessità di puntare alle territorialità, strategia a cui la Regione Marche sta puntando. L'idea di trasformare le aziende in aziende sanitarie e territoriali è un punto importante di partenza, perché con chiarezza ci è stato detto che i costi della prevenzione e della cura di prossimità vanno a diminuire, a incidere di meno che l'ospedalizzazione. Quindi bisogna fare un grande lavoro per riportare i servizi sui territori e questo va fatto con la creazione di aziende che strutturalmente vanno in questa direzione. Come credo sia importante guardare le conseguenze e le cause della mobilità attiva e della mobilità passiva. I dati dimostrano in modo inequivocabile che il sistema della sanità va profondamente riformato, che il sistema che oggi attualmente è strutturato, caratterizzato da un'unica azienda, non è in grado chiaramente di dare quelle risposte necessarie a evitare o limitare il profilo della mobilità. Pensiamo semplicemente che solo l'area vasta 1 produce una mobilità di oltre 40 milioni verso l'Emilia Romagna. E questo naturalmente determina l'esigenza e il bisogno di mettere insieme la domanda dei servizi sanitari con la risposta. Il mondo accademico sostiene con la ricerca il tessuto sociale ed istituzionale delle Marche. Sul fronte occupazionale si sta cercando di dare nuova linfa vitale al sistema sanitario in forte sofferenza per la carenza di personale medico e sanitario. Allora siamo passati in sanità, cioè nei corsi delle professioni sanitarie, da 535 posti nel 2019-2020 a 750 posti, aprendo 4 nuovi corsi di laurea in sanità in tutta la regione. Per quanto riguarda, diciamo, le lauree magistrali, medicina e odontoiatria, siamo passati sempre dal 2019-2020 al 2022-2023
da 212 posizioni a 355, quindi una crescita enorme. E dal punto di vista delle scuole di specializzazione, i posti, sempre nel periodo preso in considerazione, sono passati da 501 a 901. Quindi capite bene l'investimento che noi stiamo facendo dal punto di vista del capitale umano. Nell'area Vasta 4 rifermo le ferie di infermieri e tecnici di laboratorio e di radiologia, unite alle assenze tra il personale a causa del Covid, rischiano di minare la continuità assistenziale. Il grido d'allarme di Donati della CISL parte infatti dalla RSR di Porto San Giorgio, che da oggi è stata chiusa. Donatella Lappa. Manifestazione di protesta sabato mattina dell'RSU davanti al presidio sanitario di Porto San Giorgio, che ospita l'RSR, chiusa da oggi come degenza per carenza di personale. Abbiamo ricevuto l'appello di Giuseppe Donati, segretario della CISL Funzione Pubblica Marche, che si rivolge alla politica per questa inaccettabile situazione. Per questo vogliamo sollecitare la politica locale, ma la politica locale, gli assessori regionali, i consiglieri di questo territorio, perché si sveglino e facciano del tutto perché il personale necessario nella Vasta 4 arrivi e non si debba più garantire l'assistenza solo e solamente basandosi sulla grandissima professionalità e buona volontà degli operatori. La grave carenza di infermieri, che vedeva fino a pochi giorni fa 19 unità mancanti nella continuità assistenziale, oggi a causa del Covid, che fa registrare molti contagi anche tra il personale ospedaliero, è raddoppiata e va ad aggiungersi a quella dei tecnici di laboratorio, tecnici radiologi, per non parlare poi del centro trasfusionale, portando nell'area Vasta 4 di Fermo ad una situazione che rischia il collasso. Mancano attualmente in area Vasta 4, quindi per poter garantire le normali coperture dei turni, quasi 30 infermieri, perché ne mancavano 19 prima del picco pandemico. Ora con i contagi sono raddoppiate le carenze, ma manca anche i tecnici di laboratorio, il laboratorio di Fermo, che ricordiamo è l'unico laboratorio dell'area Vasta 4, praticamente a metà dell'organico disponibile. Il centro trasfusionale, che è un servizio essenziale perché garantisce il sangue, ha praticamente metà dell'organico che dovrebbe avere, e i tecnici di laboratorio stanno facendo da gennaio scorso turni tripli di pronta disponibilità rispetto a quelli che dovrebbero fare contrattualmente. I tecnici di radiologia non vengono assunti, nonostante sia stata attivata una nuova TAC al pronto soccorso. Tutto questo passa in sordina perché i professionisti dell'area Vasta 4, con grande abnegazione, fanno del tutto per ovviare alle carenze, ma ormai non ce la fa più. Siamo arrivati a un punto in cui non è più possibile garantire turni e garantire anche una vita privata e familiare decente. Con le ferie poi rischiamo veramente di lasciare i cittadini e le cittadine senza la dovuta assistenza. Due minorenni sono rimasti feriti in un incidente che ha visto il loro scooter scontrarsi con un furgone in via Pasubio a San Benedetto. I due, un ragazzo e una ragazza di 17 e 16 anni, hanno avuto la peggio. Per uno di loro è stata allertata l'eliambulanza, atterrata poco dopo nell'area di via Sgattoni a Ragnola. I carabinieri di Porto d'Ascoli stanno ricostruendo la dinamica del sinistro. Fingono di dover consegnare un pacco postale e una volta entrati in casa rubano tutto. È la truffa cui negli ultimi giorni sono rimaste vittime tante persone che hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri di Ascoli. Dalle forze dell'ordine dunque giunge un invito a prestare ovviamente la massima attenzione quando si viene avvicinati da alcuni sconosciuti. Sono stati avvicinati direttamente presso le rispettive abitazioni da persone, spesso senza alcuna inflessione dialettale e con una buona conoscenza della vittima individuata, la cui visita era stata anticipata da una telefonata di un anonimo interlocutore, quest'ultimo bravo a simulare l'imminente arrivo di un pacco postale per un familiare. Una volta presentatisi alla porta di casa, i malfattori hanno raccolto denaro contante ed anche monili in oro per un valore di diverse migliaia di euro per compensare le spese necessarie al ritiro del pacco.
È la truffa a cui sono rimaste vittime numerose persone che hanno denunciato la vicenda ai carabinieri. Si tratta di un'evoluzione del tentativo di raggiro del finto incidente stradale in cui si simula siano rimasti coinvolti figli o figlie che vengono trattenuti presso gli uffici di polizia e per cui occorre pagare il giudice, il maresciallo o l'avvocato per la loro liberazione. Nel corso degli ultimi giorni, a tal proposito, gli agenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli hanno potenziato i controlli sul territorio proprio per contrastare e prevenire simili episodi. Le forze dell'ordine ricordano che i truffatori possono essere uomini o donne, presentarsi da soli oppure in coppia. In genere sono eleganti, cordiali e rassicuranti, parlano molto proprio allo scopo di confondere l'interlocutore, spesso fingono di essere stati mandati da un parente o da un conoscente e possono presentarsi presso le abitazioni anche spacciandosi per impiegati di enti pubblici o privati. Bisogna sempre diffidare e in caso dubbio non consentire l'accesso ad estranei all'interno della propria abitazione, non consegnare mai denaro e segnalare immediatamente l'accaduto al numero unico di emergenza europeo, il 112, possibilmente con un apparecchio telefonico diverso da quello su cui è giunta la telefonata dei truffatori, oppure, qualora ciò non fosse possibile, rivolgersi a familiari, vicini di casa o ad altre persone di fiducia. Non solo alghe, il mare agitato del weekend ha portato a riva anche una tartaruga caretta caretta. L'animale, spiaggiato all'altezza della zona Tesino a Grotta a Mare, è stato avvistato nel tardo pomeriggio di ieri da un bagnino che ha allertato la guardia costiera. Sul posto sono arrivati anche veterinari ASUR che hanno ispezionato la carcassa poi smaltita dalla Piscina Ambiente. La tartaruga era in avanzato stato di decomposizione, si tratta di un esemplare maschio del peso di 40 kg. Le barche, il mare, tradizione e memoria, è questo il titolo della mostra di modelli di imbarcazioni tipiche san benedettesi, visitabile nella sede dell'Associazione Pescatori a San Benedetto e realizzate dall'artista Ida Romani. Paranze e lancette dei secoli scorsi riprodotte con cura artigianale e assoluta fedeltà. La mostra Le barche, il mare, tradizione e memoria, in corso nella sede dell'Associazione Pescatori di San Benedetto fino al 14 luglio e realizzata dall'artista Ida Romani, è un viaggio nella storia della marineria sanbenedettese da non perdere e gode del patrocinio della Regione Marche e del Comune di San Benedetto. Il motivo è quello di ricordare un po' tutta la tradizione, la cultura, quello che San Benedetto ha espresso in tutti questi anni, direi due secoli. La mostra ha nel stimolare anche l'interesse dei giovani alla pesca, che in questi ultimi anni è venuta a mancare, insomma. Ida Romani è l'artista che ha realizzato queste opere. Sono una figlia di un marittimo, di un armatore di San Benedetto, e il modellista è stato mio padre, che fin da quando era giovane ha preso quest'arte, ne ha fatta sua nei lunghi momenti in cui navigava nell'oceano. E poi un po' alla volta, lavorando a casa, io ho guardato, ho osservato, ho visto e l'ho immessa dentro di me. Lavoro sia con le vetroresina che con scolpite nel legno. Questa è una paranza del 1750. Anche queste sono state di importazione, non sono proprio nostre, sono state portate da altre zone, da altre parti, e di conseguenza molto utili, perché la prima pesca era questo tipo di pesca, una pesca a trascinazione. Le reti venivano buttate e si portava. Queste sono delle paranze che sono lunghe dagli 8 ai 16 metri, per cui molto grandi. Rendetevi conto che il rapporto scafo-vela è di 1,5 la lunghezza dello scafo. Contenevano all'incirca dagli 8, 10, anche 15 persone. Intorno al 1850 hanno incominciato a prevedere delle barche molto più piccole, chiamate le lancette o le lancettole, che vediamo anche nelle foto riprodotte dietro di noi. Molto più maneabili, più maneggevoli, più piccole. Ogni famiglia rappresentava la propria vela con un simbolo, e anche un simbolo colorato di vari colori. Voi vedete che sono vele sgargianti, anche perché ovviamente da lontano bisognava anche riconoscere che tipo di barca e quale imbarcazione fosse. E ci vogliono all'incirca da un mese e mezzo a due mesi. Allora, dalla parte iniziale alla finale, è tutto lavorato artigianalmente. Poi dopo c'è anche la costruzione della vela.
Se voi lo notate, queste non sono vele normali e tele normali, sono le tele tessute a mano di una volta della mia bisnonna, per cui vengono lavorate. Prima della lavorazione io uso per la tintura i metodi di una volta, cioè l'acqua, il sale e l'aceto. Poi la polvere. Vengono disegnate da impolati, dipinte a mano, per cui ogni pezzo è un pezzo unico. Passiamo allo sport. Mercato in fermento in casa Ascoli. A fare il punto della situazione LDS, Valentini, che annuncia nuovi arrivi in difesa, e Sussaric dice: se andrà via detteremo noi le condizioni. Primi giorni di ritiro per l'Ascoli a Cascia. La squadra si sta allenando agli ordini di Mister Bucchi, mentre la società è impegnata sul fronte mercato. A fare il punto della situazione è il DS Marco Valentini, che annuncia nuovi arrivi nel reparto difensivo. La uscita di Durazzo è stata colmata dall'arrivo di Giordano. E i centrali, come hai detto tu, Botteghin, Bellucci. 40 viene da un piccolo intervento a ginocchio programmato con la società e avrà dei tempi di recupero quantificabili. Penso entro agosto sarà a disposizione con la squadra. A destra c'è, come detto, Salvi. Colmeremo la penso imminente uscita di Baschirotto con l'arrivo di Donati dall'Empoli. E con l'entourage di Tafkar stiamo discutendo sul fatto di mandarla a giocare per fargli fare un'esperienza e per poterlo testare, e poi penso con questa uscita sarà colmata da un altro ingresso di un altro difensore, e per la difesa penso che saremo a posto. Il dirigente bianconero poi svela anche le carte relative all'attacco. Abbiamo preso due esterni e abbiamo Bidawi con noi, che è un altro esterno. Crediamo molto e valuteremo i nostri due ragazzi, Palazzino e Re, che sono anche loro due attaccanti esterni, sono due giocatori comunque sia duttili, e poi stiamo facendo dei ragionamenti sugli attaccanti centrali e probabilmente qualche cosa cambieremo. Infine il DS si sbilancia sul futuro di Saric. Saric, un po' ritorno al discorso che ho fatto iniziale sulla dilatazione dei tempi e sulle varie, diciamo, coincidenze di mercato anche con le altre squadre, le altre società. C'è stata una richiesta, lo sapete, lo sanno tutti, c'è una trattativa in corso, però ho i capelli bianchi, quindi l'esperienza mi dice che finché non ci sono le firme nulla è fatto. E vedremo nei prossimi giorni quello che sarà l'evolversi, fermo restando che noi conosciamo le volontà del giocatore, il giocatore sa quali sono le nostre volontà, le altre società sanno quali sono le nostre volontà, e se e quando uscirà, uscirà alle condizioni più giuste per tutti. In Serie C l'Ancona ufficializza due colpi, il difensore Brogni e il centrocampista Gatto. Quest'ultimo si è presentato ai tifosi, arrivo in una società storica, ha spiegato: sono davvero orgoglioso di essere qui. Calciomercato in fermento anche in casa Ancona. I dorici, infatti, in vista del prossimo campionato di Serie C, stanno cercando di allestire una rosa in grado di disputare una stagione importante, e nelle ultime ore sono stati ufficializzati due volti nuovi. Si tratta del difensore Giorgio Brogni e del centrocampista Emanuele Gatto. Il primo, classe 2001, lo scorso anno, nella prima parte di stagione, ha vestito la maglia della Feralpi Salò, totalizzando 43 presenze. Poi il passaggio alla Paganese, 16 apparizioni. Adesso l'avventura in bianco-rosso. Gatto invece ha 27 anni e si è svincolato lo scorso 30 giugno dal Südtirol. Si è legato all'Ancona per 2 anni, il calciatore si è già presentato ai tifosi non nascondendo le proprie ambizioni. Sicuramente c'è un progetto molto interessante qui ad Ancona, in una società importante, storica, con una grandissima tifoseria. E come ha detto il direttore, parliamo da... penso da quando sia finito il campionato, e il direttore mi ha fatto sentire importante, e penso che questo sia stato anche uno dei fattori per cui io sia qui oggi. È stato difficile convincerla? No, non è stato difficile, perché mi hanno parlato tutti molto bene della piazza, che comunque la storia parla per sé.
E diciamo che l'interessamento ha fatto molto piacere, quindi ha influito molto. A fare il punto sulle prossime trattative di mercato che riguarderanno l'Ancona è stato invece il direttore sportivo Francesco Micciola. Sicuramente manca un interno, generale, una mezzala che abbiamo individuato. Non sappiamo ancora se deve essere, se andiamo a prendere un under o un over. Lì ci stiamo ragionando e nei prossimi giorni sicuramente saprete qualcosa. Dopo le riconferme dello staff tecnico e organizzativo, in questa settimana la Samb si attende di conoscere i nomi dei calciatori confermati per la prossima stagione. I più a rischio per motivi diversi sono Fall e Knoflach. Pierpaolo Flammini. Una Samb che sta man mano completando la propria programmazione in vista del prossimo campionato di Serie D, nel quale i rossoblù partono con l'ambizione della vittoria. Dopo le conferme nell'ordine di mister Sante Alfonsi, del preparatore dei portieri Stefano Visi, che potrebbe essere ancora vice Alfonsi, del team manager Matteo Bianchini, del match analyst Andrea Pisani e del preparatore atletico Marco Minucci, il DS Vincenzo Cozzella sta valutando le possibili conferme e i nuovi arrivi. Il più difficile da trattenere è il portiere Knoflach, il quale vanta richieste anche dalla Serie C. Mentre nel reparto under potrebbe spiccare il salto in terza serie anche il centrocampista Lisi. Nelle intenzioni della società dovrebbero comporre l'ossatura centrale della Samb 2022-23 i difensori centrali con Son e Tomas, i centrocampisti Angiulli e Lulli, l'attaccante Cardella. Da valutare invece la posizione di Fall, il quale avrebbe avuto dei contrasti con la dirigenza durante il mese di giugno. Mancano meno di 2 settimane all'inizio del ritiro, che si svolgerà a Sarnano dal 24 luglio al 3 agosto. Successivamente i rossoblù si alleneranno al Samba Village di Mon San Polo. Prima di tutto, però, occorrerà preparare rimborsi spese per i 2 ex allenatori Donati e Antonioli, poi esonerati, passaggio necessario per riscrivere la Samba al prossimo campionato. C'è tempo, infatti, fino alle ore 18 del 15 luglio. Era l'ultima notizia, anche per questa edizione è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti, grazie per averci seguito, buon proseguimento con le nostre trasmissioni.